Ciao, sono Matilde, sono una progettista, in realtà ho un percorso di studi in progettazione e ricerca educativa e poi ho fatto un corso di specializzazione sui fondi europei, sia per quanto riguarda la progettazione che la rendicontazione. A livello lavorativo, come esperienza, parto dall'esperienza più bassa della categoria sociale in ambito educativo e poi negli anni ho studiato e sono diventata a livello gestionale una persona che dava supporto come consulenza nella gestione e organizzazione dei progetti per Alfa Liguria. Per qualche anno ho collaborato e adesso collaboro con il CESTO e con altri enti del terzo settore per quanto riguarda la scrittura di progetti, ma anche la gestione e la valutazione dei progetti. Sì, ne ho sentito parlare e attualmente sto lavorando con un'associazione, con più associazioni, una rete di associazioni tra la Spezia e la Toscana che ha vinto un bando sul Fondo Sociale Europeo, dove all'interno ci sono i fondi di coesione. È un bando che sviluppa quelle che sono alcuni tipi di attività per quanto riguarda l'implementazione delle skill professionali, quindi va a lavorare sia sulla formazione che sull'inserimento lavorativo e attualmente siamo in fase di valutazione, quindi stiamo facendo interviste, focus group per la valutazione finale del progetto. Allora, dipende chi sei, nel senso che io ho lavorato per anni per l'ente pubblico. L'ente pubblico ovviamente ha dei canali preferenziali di accesso, anzi, i fondi arrivano direttamente, destinati magari ai ministeri e poi alle regioni e di conseguenza. Ci sono bandi aperti e ci sono invece dei bandi, diciamo, chiusi proprio per le attività istituzionali. Per quanto riguarda i bandi aperti, quindi aperti anche al terzo settore, le cooperative, le imprese sociali o chiunque voglia accedere, i criteri a volte sono molto stringenti. Adesso si stanno un pochino aprendo i criteri di accesso. Ma personalmente penso che per quanto riguarda gli enti del terzo settore, soprattutto le piccole cooperative e le associazioni, i criteri d'accesso siano un pochino difficili da avere, i requisiti. Bisogna iniziare a lavorare sulla progettazione, dopodiché farsi un po' di formazione sui fondi e con l'aiuto ovviamente magari di un professionista accedere o provare ad accedere a dei bandi europei. Allora, i fondi di coesione possono incidere su diverse tematiche, nel senso che per quanto riguarda la coesione a livello territoriale, supporto alle categorie fragili, incentivi per sviluppo, formazione, sono un pochino trasversali, nel senso che poi nel mio percorso, ho visto che, spesso erano inseriti insieme a altri fondi per delle progettazioni attive e quindi se vengono messi all'interno di progettazioni altre possono fungere anche da supporto economico per attività più svariate. Cioè, il problema grosso dei fondi di coesione è che le persone non sanno molto spesso nemmeno di utilizzarli. Io mi sono resa conto di questo, una delle associazioni con cui lavoro. Sono arrivata a fine progetto a fare la valutazione e gli ho fatto notare io che tra tutti i vari loghi di progetto che erano obbligati a mettere in quanto partecipanti al progetto c'era anche quello del fondo di coesione. Loro non avevano nemmeno idea di utilizzarlo e lo stavano già utilizzando. Fare maggiori campagne non so, di diffusione dei risultati innanzitutto dei progetti che sono portati avanti per anni e degli obiettivi raggiunti, cercare di informare le persone sempre di più sull'accesso, la possibilità di accesso ai fondi europei. Personalmente io mi sono formata anni fa come progettista europea, quando ho finito, trovare un ente che non fosse un ente pubblico con cui collaborare era estremamente difficile, soprattutto nell'ambito sociale. In realtà sappiamo benissimo che il welfare ormai è basato totalmente praticamente su quelli che sono i fondi europei. Quindi qualunque tipo di ente sociale, culturale, sarebbe bene che si formasse per andare ad attingere a quel tipo di finanziamento.